Oggi vi dico la verità, sono un pochino arrabbiato. E non dovrebbe essere così, dovrebbe essere esattamente il contrario. Abbiamo vinto a San Siro contro l'Inter di Antonio Conte e Arturo Vidal, che ci aveva maltrattato 2 settimane fa, e ha fatto 2 gol Cristiano Ronaldo. Dovresti essere contento. Sì, ma faccio fatica e ve lo spiego subito. Prima però vi invito a scaricare OneFootball, che è lo sponsor di questo canale YouTube e che vi offre un'app completamente dedicata al mondo del calcio. Voi quando ve la scaricate andate a selezionare la vostra squadra del cuore, ovviamente immaginate quale posso aver messo io, e in tutta la home page avrete le notizie inerenti alla vostra squadra e alla lega della vostra squadra e tutti i risultati in tempo reale, aggiornamenti in tempo reale, che vanno a prendere anche vari profili Twitter, vanno a prendere tutte le notizie dappertutto. Quindi se volete veramente non perdervi nemmeno un movimento della vostra squadra, OneFootball è gratis qui sotto in descrizione per iOS e per Android. Dicevo che sono arrabbiato perché il tifoso medio tende spesso a semplificare troppo, all'estremo, all'osso. La partita non l'ha vinta la Juventus, l'ha regalata l'Inter. Questo è quello che sto leggendo un po' dappertutto qui sotto nei commenti dei miei video, su Instagram, nei salotti televisivi. Nei salotti televisivi. Questa è una frase che ha detto Antonio Conte. Io ho visto la conferenza stampa di Antonio Conte post partita. Esattamente questo. Dispiace perché abbiamo fatto una grande partita e poi gliel'abbiamo regalata a una squadra che è stata omaggiata dei nostri regali. Finita lì. Ma Juventus non ha fatto niente. Juventus si è presentata in campo, ha detto Inter. E ora omaggiami, omaggiami della vittoria. Ma Juventus non ha fatto niente. Tatticamente niente, non l'ha preparata. Pirlo non l'ha preparata. Hanno giocato a Ramino. Giocato 3-7 a Briscola, assopiglia tutto per una settimana. Perché tanto ha detto tanto l'Inter ce la regala. Perché il calcio è questo. Non è preparare le partite tatticamente, non è allenarsi, non è studiare, no. Tanto poi ce la regalano. Questo è il calcio, eh. Questo è il calcio. Io capisco che lo dica un allenatore, lo può dire Antonio Conte. Non lo possono dire opinionisti, non lo possono dire i tifosi. Perché ieri sera la Juve ha fatto una grande partita. Oh, piaccia o non piaccia. Ve l'ho detto ancora una volta, ve lo dico ancora una volta. La Juventus è una grande squadra che pecca di continuità. E la continuità, la pecca nella continuità. L'abbiamo vista tra primo e secondo tempo. Primo tempo altissimo, spumeggiante. Intensità, dato che la parola chiave secondo la RAI è intensità. E sarà un video critica RAI questo, ve lo dico tranquillamente. Perché non puoi venirmi a dire che nel rigore di Cuadrado e me lo dici 2 volte prima del rigore, una volta post rigore, va valutata l'intensità. Perché Ashley Young lo trascina per terminare il rigore. Puoi dirmi quello che vuoi, ma l'intensità del contatto proprio, una roba che non sta né in cielo né in terra. Proprio non sta in cielo né in terra, ma la Juventus del primo tempo intensa si è un po' sgretolata nel secondo, e anche qua è un discorso di continuità, perché questa squadra ha degli altissimi e dei bassissimi, ma nel complesso, secondo me, la Juve ha fatto una gran partita. Poi, anche qua, ragazzi, ci sono delle partite nella partita, è una cosa che va capita. Io non riesco a capire il tifoso della Juventus, che quando si vince non è contento, quando si perde è incazzato. E allora quando è che è felice il tifoso della Juventus? Perché se si vince di un gol di scarto contro l'Inter che 2 settimane fa ci aveva disintegrato, non va bene. Non va bene perché al secondo tempo non abbiamo fatto un gran secondo tempo, e va bene. Ma al primo tempo che abbiamo fatto un grande primo tempo, perché non lo evidenziamo? Perché non lo mettiamo in evidenza? Perché non accettiamo il fatto che Kulusevski ha fatto una partita di sacrificio su Brozovic allucinante? Oh, questo è calcio, eh? Questi non sono dettagli minuscoli. Questi no, sono giganti, sono punti giganti nel calcio ad alti livelli. Io ero arrabbiatissimo con Pirlo 2 settimane fa in campionato, perché ho detto che l'ha preparata male. Nei commenti mi sono trovato uno che mi viene a dire: Pirlo ha sbagliato la formazione, perché non può cambiare 7 persone, dato che io dicevo che abbiamo vinto nonostante 6 non titolari e ve li ho elencati. Ha cambiato 7 persone, se l'avesse persa sarebbero stati grandissimi demeriti suoi. Ok, e va bene, ma dato che l'ha vinta e con 7 giocatori che non sono titolari, non sono meriti suoi, sono demeriti solo se la perde, ma non sono meriti se la vince? E no, questo mi fa letteralmente imbestialire. Scusate, ve lo ripeto, non dovrei essere arrabbiato, ma sono arrabbiato. E me ne dico un'altra, ancora sulla Rai? Beh, è normale che nell'intervista a Pirlo post partita non gli fai delle domande su come ha preparato la partita, del perché Kulusevski ha marcato Brozovic per tutto il tempo, dell'intensità questa volta che c'è stata messa in campo.
Ma gli fai perdere 5 minuti d'orologio per dirgli: oh, Cristiano Ronaldo è arrabbiato? Cosa gli hai detto? E lui cosa ti ha risposto? E poi tu cosa gli hai detto? Ma vi siete abbracciati? Andate a fare l'amore a casa? Queste sono state le domande che gli ha fatto la Rai, eh? Questo è il modo di analizzare il calcio? Fa più notizia a che cosa il dialogo... Riportiamo, dobbiamo farci un film? Probabilmente dobbiamo scrivere il libro sull'uscita dal campo di Cristiano Ronaldo e sul dialogo che ha avuto con Pirlo. Chi lo interpreta Cristiano Ronaldo? Facciamo, boh, non lo so, questo è quello che importa, questo è il livello giornalistico. Io non sono giornalista, io sono il primo coglione che passa che sul web si mette a fare dei video. Però credo un pochino di masticarne di calcio, poi magari no, sono la persona meno indicata per parlarne per qualcuno e rispetto la sua opinione sacrosanta. Però secondo me il calcio non è questo. Il calcio è veramente analizzare cosa è successo in campo e limitarsi a dire, l'ha regalata l'Inter. E che cosa vi devo dire? L'ha regalata l'Inter. Allora a posto, pagelle, 3 a tutti. Tanto ce l'ha regalata l'Inter. Potevo andarci anch'io in campo, l'ha regalata l'Inter. Il fatto che l'Inter sbagli l'uscita tra Andanovic e Bastoni, la butto lì. Pressing anche della Juventus, non solo, per l'amor di Dio, c'è anche l'errore dell'Inter. Ma tutto questo pressing che ha fatto la Juventus offensivo, una cosa che è difficilissima, che abbiamo in rincorso tutto l'anno scorso con Sarri senza mai riuscirci, la evidenziamo o no? No, non la evidenziamo. Non la evidenziamo perché tanto l'ha regalata l'Inter. L'ha regalata l'Inter, Cristiano Ronaldo si è arrabbiato per l'uscita, Kulusevski ha fatto schifo. Questi sono i commenti che ho letto io. E non puoi non arrabbiarti. Non puoi non arrabbiarti. Quindi parto da Pirlo per questa pagella, perché dopo 7 minuti ho ancora iniziato le pagelle, ma era normale, era assolutamente normale sfogarmi in questo modo e vi chiedo scusa. Grazie Pirlo. Voto 7. Alla faccia di chi? È colpa di Pirlo. E se l'avessi persa? Andrea, se l'avessi persa, potevi perdere questa partita. Poi erano colpa, erano cazzi tuoi. Dopo, cazzi tuoi. Potevi perderla. Però l'hai vinta. Però potevi perderla. 8-7. Bravo Andrea. Grandissima vittoria tattica. Dopo questa cosa qua, questa vittoria con l'Inter, mi fa veramente capire che vi siete messi lì a riguardare quella partita, a guardare tante partite dell'Inter. E quello che mi aveva dato fastidio della sconfitta con l'Inter l'altra volta era non averci mai provato e di probabilmente averla preparata male. E quando viene preparata male, va detto, e Pirlo stesso è andato in conferenza e lì mi ha fatto un piacere incredibile a dire: oh, colpa mia, preparata male io. Bello, mi piace quando le persone si assumono le proprie responsabilità. Bravo. Oh, si sbaglia nella vita. First reaction, shock. Si sbaglia nella vita, Si possono commettere errori. Un uomo di calcio, ma umanamente un uomo, Claudio Ranieri, nella partita con la Sampdoria, l'ultima volta che abbiamo giocato in Serie A, va ai microfoni e dice: oh ragazzi, noi abbiamo giocato male, ci abbiamo provato, la Juventus è forte, complimenti alla Juventus. Anche questo è calcio, so che non sembra, ma anche questo è calcio. E se altri allenatori, semplicemente, quando vincono, lodano: ma la Juventus ha fatto un progetto, bravi, sono bravi, sono bravi, però noi abbiamo vinto perché siamo stati più bravi. Quando perdono, gli abbiamo regalato a noi. Quegli stessi allenatori che una volta idolatravamo, eravamo innamorati di questi personaggi, forse anche un po' ciechi per come sono realmente, o magari se sono evoluti col tempo cambiando completamente ideologia, professionisti, pagati fior fior di quattrini, denaro sonante, che però, secondo me, nel lato della comunicazione peccano un pochino. Poi ripeto, sono il primo stronzo che parla di calcio sul web. 10 minuti e non sono ancora iniziate le pagelle. Quindi andiamo. Buffon, secondo me una paperina sul primo gol. Una bella paperina per quanto mi riguarda, ma poi una grandissima reazione con una grandissima parata su Darmian nel secondo tempo. Credo che 6 sia il voto ideale da assegnare a Gigi nel complesso. Gigione 43enne. Che davanti a lui c'ha dell'Elite dei Miral, potrebbero essere i suoi figli. Questa roba dovrebbe farci riflettere tutti e farci capire che nel calcio, come nella vita, ci sono le categorie di persone. E Buffon semplicemente è un fenomeno. È un fenomeno in quello che fa. Questo dovrebbe essere il riassunto definitivo. Quadrado, 6,5. Come sempre, il nostro giocatore in più. Quest'uomo, ragazzi, ha 28 polmoni, credo. Quest'uomo corre ininterrottamente per 90 minuti. E quando arriva al 90esimo corre più di un ventenne appena entrato. Quest'uomo è allucinante. Credo che
lo torno a dire, sia il nostro giocatore di riferimento, il nostro giocatore in più quest'anno è proprio Cuadrado. In fase offensiva, in fase difensiva, boh, io non ho mai visto un giocatore così continuo, anche se vogliamo. Ieri sera un mio amico mi ha detto, facciamo un parallelo con Marcelo dei tempi d'oro. Guardate, non lo so, lasciamolo lì Marcelo dei tempi d'oro, non mi interessa, ma questo Cuadrado è allucinante, ma veramente allucinante. Anche nelle serate come ieri, dove non è che fa chissà che cosa, mi viene da dire che è allucinante. 6,5. Delite Demiral. Allora, Demiral è un po' impazzito all'inizio su quell'uscita su Lautaro, però dopo ha fatto una partitona. E gli do 7. Qualcuno mi ha detto che secondo lui è colpa di Delit sul gol di Lautaro. Secondo me no. Secondo me no. Poi mi posso sbagliare. Secondo me, al di là di come si è strutturata l'azione, l'errore vero e proprio è di Gigi. Se vogliamo anche dare una piccola percentuale di errore d'elite, possiamo dargliela, ma siccome era complicata nel complesso della partita, secondo me ha fatto un'ottima partita come al solito e gli va dato 6,5. Almeno 6,5 d'elite va dato. Poi oh, magari è davvero colpa sua sul gol di Lautaro. A me, sinceramente, non sembra. Alexandro invece non mi è piaciuto. Credo che sia sostanzialmente il peggiore in campo. E gli voglio dare 5. Io non voglio tornare su questo discorso. Ad oggi il titolare è Danilo come terzino di sinistra, giustamente. Alessandro è terribilmente indietro di condizione. Il Covid l'ha tenuto fermo, l'infortunio l'aveva tenuto fermo. Io capisco che non abbia continuità nel rendimento, ma in questo momento servono personaggi, calciatori pronti, perché il ciclo di partite difficili che abbiamo la Roma tra pochissimi giorni, non è che ci dice, beh, Alessandro come sta? No, bisogna far giocare quelli che sono pronti effettivamente. Poi c'è McKennie. McKennie, secondo me, ha fatto la sua solita buona partita, non una partita in cui è risultato protagonista con gol, assist, giocate di livello, ma sostanza. E credo anche che sia inserito lì, in quel contesto, in quella posizione, largo a destra, davanti a Cuadrado, proprio per questo. Perché anche nel partito dove non brilla, dà sostanza, contenimento e solidità. Quindi, 6, non una partita eccelsa, ma sicuramente non una partita insufficiente. Allora, Rabiot e Bentancur. C'è da fare un discorso un po' più ampio, perché singolarmente mi sono piaciuti entrambi. Però torniamo sempre a quel discorso, che quando non c'è Arthur e lo deve fare Bentancur, Bentancur non lo sa fare, il regista. Bentancur non riesce a fare il regista, e lo abbiamo visto in maniera nitida in due occasioni. In una abbiamo rischiato di prendere gol dall'Inter, da Sanchez, e ci è andata anche relativamente bene. La seconda era simile, siamo riusciti in qualche modo, con un accrocchio, a mantenere il possesso palla e venire via da una situazione potenzialmente pericolosa. Bentancur, quando va a prendere la palla a spalle alla porta, non ha la sicurezza, la tranquillità di gestire il pallone con del sangue freddo. Non ce l'ha, perché semplicemente non lo sa fare, non è quello il suo ruolo. Quando invece sia lui che Rabiot devono recuperare il pallone e ripartire costo costo, ecco che diventano due centrocampisti, secondo me, molto molto importanti, molto intelligenti. Quindi a me sono piaciuti entrambi. Poi, ripeto, va sempre scavato e trovato il contesto. Purtroppo non è che Arthur le possa fare tutte, lo sappiamo, non ha una tenuta fisica che gli permette di avere tutta questa continuità, e anche nell'arco dei 90 minuti stessi, l'abbiamo visto col Bologna, dopo un grandissimo inizio, un gol, è iniziato a calare, quando poi è entrato Arthur nella ripresa, a cui penso si possa dare tranquillamente 6,5, abbiamo assistito alla differenza di temperamento e di gestione del pallone che abbiamo nei centrocampisti, quindi secondo me, adesso vedremo Fagioli se potrà essere un giocatore importante sotto questo punto di vista, ma quest'estate andrà sicuramente acquistato un giocatore che possa ricoprire il ruolo di Arthur quando Arthur non gioca, perché con tutto il bene che si può valere Bentancur quello non lo sa fare in maniera eccelsa. Però secondo me sia Bentancur che abbiamo fatto una partita 6,5 entrambi. Poi c'è Bernardeschi, e io anche qua io vi dirò una roba che magari qualcuno non è nemmeno d'accordo, ma io fino adesso sono contentissimo della stagione di Bernardeschi, non pensavo che potesse ritagliarsi questo spazio. Paradossalmente, forse nel complesso, devo proprio metterle insieme tutte le cose e fare un parallelo ovviamente basato sulla considerazione che avevo dei due calciatori, fino adesso mi sta piacendo più Bernardeschi che Ramsey in stagione. Io vi devo dire sta roba qua, sarà perché Bernardeschi quel ruolo lo fa in maniera naturale, dato che è il suo ruolo, e Ramsey no. Ma è come quando l'anno scorso Bernardeschi lo mettevamo a fare il trequartista e poi dicevi non ragiona, non funziona male, sì, non è il suo ruolo, semplicemente. Quindi
Sarebbe come mettere, che ne so, Manzukic a fare l'esterno. Una follia, no? No, se non è poi quella lì. Si è rivelata giusta. Ad ogni modo, non credo che sia il ruolo di Ramsey, ma è il ruolo di Bernardeschi. Secondo me Bernardeschi ha fatto una buona partita all'interno del contesto Bernardeschi, anche con buone giocate tecniche. Quindi, secondo me, è una partita da 6 e mezzo. Positivo ieri Bernardeschi. E di questo sono contento perché vuol dire che comunque Pirlo lavora bene quotidianamente anche su calciatori singoli. Ho visto l'abbraccio con Demiral alla fine, dato che si era parlato di Demiral che se ne voleva andare perché beh, e poi l'abbraccio con Pirlo. Quindi, secondo me, Pirlo sta gestendo molto bene il gruppo. E lo stesso Ronaldo non ha fatto come con Sarri quando è uscito, eh. L'abbiamo visto. Cristiano Ronaldo era sì stizzito, era arrabbiato, ma con Sarri proprio non l'ha guardato in faccia, è andato via. Pirlo invece è andato lì, ha cercato di parlare. Sarri è stato zitto, muto, ha accettato il fatto che Ronaldo fosse arrabbiato. Pirlo è andato lì, ha provato a parlare, c'è stato questo scambio di parole rai, chissà che cosa mai si saranno detti, ma forse la formula chimica dell'elio, che poi non ce l'ha una formula chimica, non volevo dire una roba complicata, non mi veniva in mente niente di meglio, però sì, un rapporto secondo me con lo spogliatoio molto, molto forte, quello di Pirlo. Ronaldo, appunto, ragazzi, mi tengo per ultimo Kulusevski, Ronaldo fa queste partite qua, è finito gennaio, è iniziato febbraio ed ecco qua, super Cristiano Ronaldo, un gol, il secondo che è di una difficoltà atomica, ma proprio una roba complicatissima. Colpo a biliardo perfetto, precisione chirurgica. Qui veramente fai capire che ci vedi bene, il piedino la mette dove vuole. Adesso sembra un gol facile, porta vuota. Sì. C'era un angolo di inclinazione che era abbastanza complicato. Becchi il palo preciso con la velocità giusta, la fai andare dentro toccandolo. Morbida, secondo me è veramente un gol da fenomeno. Non è assolutamente il più bello della sua carriera, ma un gol così mi entusiasma, mi gasa in una maniera allucinante. E poi il solito rigore sicuro, potente, intenso al centro della porta per farti capire che Cristiano Ronaldo è tornato e che da questo momento in poi non vuole più fermarsi. Quindi direi che il voto può essere benissimo 8, vero e proprio trascinatore di una Juve che, oh, lo torno a dire, non è la squadra che ha 28 occasioni da gol nitide. Però fino adesso quelle poche occasioni da gol nitide che ha, le va a concretizzare. Ieri sera con Cristiano Ronaldo, uomo d'eccezione. Kulusevski, io ho letto tantissimi voti negativi per Kulusevski, tantissime critiche, io ve lo torno a dire. Ha seguito Brozovic a letto, cioè Brozovic quando si è fatto la doccia sentiva la presenza di Kulusevski. Ragazzi, calcio è anche questo, eh. Quando il trequartista, la tua seconda punta, si mette a marcare costantemente il regista degli altri e a limitargli tutte le giocate, anche al 90esimo, quando gli altri salgono, giustamente perché spesso si tende a dimenticare, ma se l'Inter è sotto in casa sua di 2-1 e la Juventus ha fatto un buon primo tempo, non è che l'Inter dice figa, però la Juventus ha fatto un buon primo tempo, allora io non gioco più. No, l'Inter giocherà per vincerla quella partita, per quantomeno provare a pareggiarla. E quindi per forza di cose tu dovrai accettare, essere umile e dire eh sì, ho giocato io il primo tempo, però adesso tocca a loro perché voglio ribaltare il risultato. Quindi o sei coraggioso e forse un pochino esagerato e provi ad attaccare a viso aperto nonostante il 2-1 e nonostante loro che ti attaccano, ma poi diventa una partita con le squadre lunghe tirate e vince chi ha più fortuna sul contropiede, probabilmente si basa su un episodio, oppure ti difendi in maniera ordinata e cerchi di venire fuori nelle ripartenze con le tue giocate tecniche limitando le loro, appunto con Kulusevski, per dirne uno che ha giocato male, a uomo su Brozovic che tutte le volte gli fa perdere un tempo di gioco, rallentare l'azione e quindi favorire il recupero palo della Juventus e l'andamento in contropiede per generare poi nuove occasioni da gol. Adesso sembra una roba complicatissima quella che ho detto, ma è veramente, mi viene da dire, almeno basilare, credo che sia veramente una delle cose più basilari del mondo. Infatti il fatto che sia uscito Ronaldo piuttosto che Kulusevski lo comprendo e lo condivido perché non potevi fare quel tipo di gioco con Morata e Ronaldo poi senza Kulusevski. E poi, infatti, guarda caso, è entrato Chiesa al posto di Kulusevski negli ultimissimi minuti proprio per fare la stessa cosa, correre su ogni pallone tra Eriksen, che nel frattempo era entrato e era diventato un secondo regista, e Brozovic, che era stato preso a uomo da Morata, che doveva fare quello, limitare, far passare il tempo. L'orologio ticchettava e i secondi scorrevano tranquillamente. E la partita l'hai vinta. Oh, cortomuso, diceva un tipo, quel coglione che diceva cortomuso, quel coglione che ha rovinato la Juventus e non piaceva a tanti, però quel coglione che ha rovinato la Juventus e non piaceva a tanti, ragazzi, vinceva. L'anno scorso abbiamo vinto anche lì di cortomuso, io non sono stato contento. Quest'anno magari non vinceremo, va bene, non vinceremo, ma penso che possa essere il primo anno
per una ripartenza poi successiva veramente di alto livello. E poi non è detto nemmeno che non vinceremo, perché ve lo torno a dire ancora una volta, per quanto ritenga difficile l'obiettivo scudetto e la rincorsa scudetto, per un fattore legato alla continuità dei risultati di questa squadra e a tante partite nella partita che ci regala questa squadra, oh, tutto è aperto e tutto è possibile, eh. Tutto aperto, veramente tutto è possibile. Abbiamo battuto il Milan, abbiamo battuto il Napoli in Supercoppa, abbiamo battuto l'Inter in Coppa Italia. Adesso abbiamo la Roma, che probabilmente è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà nel girone d'andata, insieme all'Inter. La Fiorentina abbiamo perso, ma ripeto, secondo me abbiamo fatto una partita nella quale abbiamo dimostrato di essere più forti. Penso che la classifica stessa possa dimostrare questa cosa. Gli equilibri sono lì, non c'è nessuno che li va a spostare con gli sgabelli. Anzi, è da noi, quindi insomma. Direi che si può ragionare. Stavo guardando gli altri ingressi. Chiellini che è entrato al 90esimo, Chiesa che è entrato al 90esimo, Morata e chi è l'altro che è entrato? E Danilo che sono entrati, hanno fatto una partita direi normale, quindi 6. Veramente quello che mi ha colpito di più è stato Arthur come subentrato, perché ci ha messo subito della garra, ci ha messo della voglia, della volontà. Si è preso pure un cartellino giallo per eccesso di foga, però questa è quando senti la partita, quando tu inizi a sentire la partita. E dici, cazzo, devo vincere la partita, non è che dopo ti interessa, ho vinto di 100, ho vinto di 30, no, ha vinto Porto Muso. E forse Pirlo, per quanti battibecchi possa aver avuto in passato, proprio con Mister Porto Muso, qualcosina ha preso su della sua filosofia, della sua mentalità. Era molto partito proprio da Conte, in realtà, l'idea di gioco di Pirlo, quindi spumeggianti, recupero palla aggressivo, ripartenze, tanti giocatori in attacco, poco equilibrio, o comunque un equilibrio garantito dalle singolarità in difesa. E poi si è accorto che forse questa squadra non è ancora pronta. Non dico che sia meglio una filosofia rispetto all'altra, perché io mi metto qua, sono uno spettatore non pagante e voglio veramente vedere la Juventus che costruisce qualcosa di importante e lascio il potere decisionale a chi è pagato per fare l'allenatore. Non mi metterò mai a dire, però che coglione, la mia idea è migliore della sua, dovrebbero pagare me piuttosto che lui perché lui guarda, è evidente, un coglione. No, io posso preferire un'idea di calcio rispetto ad un'altra, ma poi l'allenatore che siede sulla panchina della Juventus giustamente porta la sua e io posso soltanto supportarla e dire mi è piaciuta o non mi è piaciuta, questo ovviamente. È giusto dirlo. Per adesso l'evoluzione tattica che ha avuto Pirlo, devo dire la verità, mi sta convincendo, perché ha visto che comunque l'idea iniziale forse era un po' troppo complicata e ha cercato di abbassare in questo momento il processo di crescita per essere un po' più solido e qualche trucchetto vecchia scuola all'italiana che comunque per vincere devi fare anche quelli, eh. Adesso è come dire Mourinho è stato un coglione. Perché è stato un coglione Mourinho? Figa, hai detto faceva fare il terzino. A Pandev faceva fare l'altro esterno. E Sneijder praticamente era una punta che marcava e basta, non attaccava. Eh sì, ha fatto il triplete. Oh, piaccia o non piaccia. Possiamo fare il triplete con Bernardeschi titolare? E Ramsey titolare? Dato che gli hai detto che mi sta piacendo più Bernardeschi che Ramsey? Se facciamo un triplete io sono contento uguale. Non è che dico, però, è però. No, risultati ragazzi, altro che idee, risultati.